Come vedete, io sono riuscito addirittura per divertimento a mettere il mio nome e cognome reali, la mia password è già inserita, facciamo login per entrare. Attendiamo il caricamento. Come vedete, questa è la versione alfa, quindi ci aspettiamo senz'altro anche delle evoluzioni un po' dell'insieme del sistema. Ecco, questo sono io e il mio avatar. Per il momento lo lascio qui. Attendiamo un attimo che vengano caricate un po' tutte. Vedete? Questo c'è l'editing per le apparenze, abbiamo un navigatore lo stesso per movimenti fini, della telecamera, qui per gli spostamenti, sinistra, destra, avanti, indietro, girare sinistra e destra, per abbassarsi o comunque scendere dal volo. Purtroppo questa è una versione dove la lingua non c'è la lingua italiana. Qui vedete, difatti, tutti i comandi sono in lingua inglese, comunque insomma, sono facilmente anche intuibili anche per chi non ha troppa confidenza con questa lingua. Quindi qui abbiamo la struttura del corpo, vedete, spostando le levette, ovviamente sì, se guardate il mio avatar si modifica, vedete, meno male che rimane anche la posizione iniziale in trasparenza. E qui abbiamo insomma tutto, dal colore della pelle, ai capelli, agli occhi, al discorso della t-shirt o comunque magliette, i relativi pantaloni, le scarpe, eccetera. La cosa interessante è vedere che come uno entra subito, anche qui in lingua inglese, dei suggerimenti per usare subito il programma, quindi con le frecce ci possiamo muovere in avanti, a sinistra, a destra, indietro. Poi vediamo che ci sono gli oggetti, possiamo usare le frecce e la tastiera. Comunque con questo non vi annoio, seguiamo il percorso e lungo il percorso faccio vedere che subito ci sono anche i suggerimenti per eventuali, non dico riprese, però per gli zoom, eccetera. Infatti usare il tasto Alt più la combinazione del tasto sinistro per avere degli zoom, roteare la visuale, eccetera. Poi altre definizioni di zoom, cioè ci sono le storie interattive, avere degli amici e essere interattivi, poi per il discorso del teleport, arricchire anche il nostro avatar nella varia componentistica e quindi vabbè, il nostro inventario, scegliere e ottenere delle magliette con dei semplici click, e questo ovviamente verrà aggiunto al nostro inventario, ci ridice un pochino dell'avatar, le strutture, insomma gli occhi, in fondo là abbiamo delle magliette, delle scarpe. Teletrasportati, addirittura vedete, veniamo trasportati molto velocemente. Qui senz'altro, se è esatto, vediamo questa mongolfiera, siamo sopra praticamente una cartina. Ci fate caso? Iraq, Arabia Saudita. Premendo due volte ESC e il tasto M abbiamo una visuale esterna, vedete? Iraq, Egitto, quindi la cosa è molto interessante. Proviamo a vedere un po' il tour dove ci porta.
dobbiamo andare a seguire le orme. Ah, la tomba di Tutankhamon. Cantiamo con un pochino più di calma. Ci spostiamo, scendiamo le scale. Andiamo. Tomba di Tutankhamon. Sta caricando ancora. Niente, sembrerebbe dare l'idea quasi di un corridoio. Molto interessante. Andiamo a luce. Tre pareti. Davvero. Ci spostiamo in alto, guardiamo anche questo in alto. Andiamo un po' dall'alto. Senz'altro l'evoluzione sarà quella che saranno aperti gli accessi a tutti gli altri siti, diciamo. Bene, io proverei a farci una visita perché merita, in tempo reale, dal vivo, e poi senz'altro seguendo appunto ci saranno delle evoluzioni. Buon divertimento!